Andrea Bertucci, che è uno degli ambasciatori gastronomici della sua zona, mi portò le prime bottiglie, non so se era al sole del gusto, in modo quasi clandestino, devi venire, sai quando hai mille una cosa che devi fare, no, ma lo devi assaggiare, e c'erano proprio i primi esperimenti. Quanti anni fa era? Il contrabbandiere per 2 anni e mezzo, senza etichetta. Grazie a voi. Alto grado zuccherino alcolico, quindi stiamo parlando di oltre 20 plato, 8 gradi volume alcolico. Qui, e questa dimostrazione anche del rigore e della serietà, il terzo posto non è stato assegnato perché in particolare la giuria internazionale... La giuria, i componenti della giuria internazionale hanno ritenuto tutte le birre, a parte le prime due, difettose e quindi non giudicabili. Per cui c'è stata poi un'unanime decisione di premiare questa seconda e prima, ma di non assegnare un terzo posto proprio perché era impossibile farlo. Allora, arriviamo direttamente alla seconda, che anche questa viene da Chieri dal Grado Plato, ed è la Strada San Felice. Devo dire, un nome bellissimo, io questa birra non la conoscevo. Ecco, perché Strada San Felice? Adesso abbiamo della poesia. Era una strada, diciamo, che unisce Chieri a Pino Torinese, una piccola stradina dove da bambino andavo in bicicletta a fregare le castagne con i miei amici. E la birra, le castagne. Una birra romantica, direi, quindi. Allora. La castagna, in Italia abbiamo più di 20 e passa produttori, fanno birra castagna, faremo una convention presto, non voglio spaventarti sulla data, forse è un problema, ma noi cerchiamo di risolverlo. Però si farà assolutamente, speriamo di invitare anche Roberto Montese, proprio in generale. Io ovviamente estendo l'invito a Marco, ma so già che come me quando dai una data chissà dove sarà. Però se per caso può venire, vedrai questa nuova realtà, il Made in Italy, di più di 20 produttori italiani che utilizzano castagna locale, quindi diversa l'uno dagli altri, in modo diverso, quindi affumicata, all'arrosto, farina, quindi è una nuova realtà che abbiamo, almeno di sulla birra di castagna. Sì, 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 certo. E arriviamo al primo premio, meritatissimo, da un'altra birra che ha aperto direi proprio nuovi orizzonti, richiamiamo Teo qui per la Xiangyu. Chiedo alla mia figlia, che è il nome della sua figlia immaginaria, in caso direi Xiaoyu. L'altro giorno c'era un giornalista giapponese e io convinto gli faccio, cioè, che voleva assaggiare questa birra e voleva scrivere un articolo su questa birra, no? E mi fa dal nome impronunciabile, faccio, cioè, io pensavo fosse un nome giapponese, no? Lui fa, non vuol dire niente, non significa niente in giapponese. Ma io sono felicissimo di prendere un premio su questa birra, perché per me questa birra è una sfida che ho aperto con me stesso in realtà, e non assolutamente per un motivo commerciale nel modo più assoluto, per fare una ricerca mia, no, di andare oltre a quello che era l'approccio normale al prodotto birra, e quindi lavorando sulle ossidazioni, lavorando su quello che nella norma sono i nemici assoluti della birra, e cercando di ottenere un risultato completamente innovativo, una cosa completamente nuova. Al Salone del Gusto ho fatto un laboratorio che si chiamava, cioè che si trovava qui in contatto con l'autore, dove ho presentato, che poi ho tra l'altro ripetuto nel mio locale 10 giorni fa, no? E proprio dove ho fatto tutto il discorso, tutto il percorso di questa birra, no? Che è iniziata nel 2000, no? Con le prime sperimentazioni sulle ossidazioni, vedendo che cosa succedeva lasciando le birre a prendere aria, no, per tanto tempo, e ad arrivare fino alla produzione del 2004, che è quella che è stata portata in concorso, perché queste birre fanno 18 mesi di ossidazione prima di andare in bottiglia, quindi è veramente un mondo a sé, e sono proprio felice, di questa birra. Questa un po' è cara. No. Quasi questa. Allora,
C'è stata questa polemica, io sono, allora, faccio due piccoli appunti. Allora, questa birra è prodotta in 1000 bottiglie da 500, cioè da mezzo litro, per 3 produzioni annue, quindi sono 3000 bottiglie l'anno. Ha 2 anni di percorso suo, di lavorazione, fatta assolutamente dal tappare, cosa, io non è che voglio giustificare il prezzo, ma è che in realtà è un prodotto così a sé stante, con una lavorazione così particolare, che secondo me non ha prezzo, no? Cioè non è, per me non è un discorso assolutamente di business, ma proprio lungi da me, perché altrimenti ne farei 100.000 bottiglie, non 3.000 bottiglie. Questo è. E l'ultima la diciamo insieme. Che onore. Allora, siamo arrivati alla 8ª e ultima categoria, quella delle birre acide o affumicate o maturate in legno, quindi qui di tutto un po', eh. Ma anche gli americani, che dividono le birre molto in settori molto stretti, invece per quelle acide chiamano sour ale, e nelle sour ale giudichiamo praticamente il lambic, l'old brewing, l'old Flanders o gli esperimenti, quindi anche là stanno abbastanza larghi. Ma non larghi così, eh. E allora, terza classificata in questa categoria, la Ghisa del birrificio Lambrate di Milano. Sento un po' figlioccio, i miei figliocci sono questi. Fabio Rocca, e c'è anche Giampa, alzati Giampa, Giampaolo Santorani. Andare a Lambrate è sempre un'esperienza. Io quando abito a Milano riesco un po' più che gli altri birrifici ad andare a assaggiare le birre, mi chiamano se sono molto, sempre molto, molto attenti. Ultimamente molto attenti alla produzione e ai risultati, penso sono ormai sotto gli occhi di tutti. Perché Ghisa, per chi non la conoscesse? Ma Ghisa è stato così per regalare appunto il discorso affumicato del nostro origine, che si chiama appunto in dialetto Ghisa, che sta sempre in mezzo allo smog e tutto. È bellissimo. Allora, questo nome qua, per tutta la birra. Mira culto questo, all'estero. All'estero e in Inghilterra, la te l'hai venuto al Festival di Londra tante volte, è una birra richiestissima, una birra culto veramente, ero sicuro che... Un premio. Questa era in bottiglia, vero? È una nuova, è da poco in bottiglia. Sì, da pochissimo. Poi leggiamo. Introduciamo in bottiglia. Benissimo. Complimenti. Complimenti a Lambrate, un altro birrificio nuovo, in questa categoria sono tutti birrifici non ancora premiati. Seconda classificata, la Viking affumicata del Vichingo di San Giovanni di Marione. E devo dire complimenti, è bello vedere un nome nuovo, benissimo. Grazie mille. L'ha giudicato la giuria, insomma, non per sminuire noi, perché sai, siamo in Italia, ma una giuria, insomma, Stefano non lo spattendo, quindi ti è passato una stigliatina. Voi da quanto è che producete birra? Sono quasi 7 anni, abbiamo iniziato nel 2000 e speriamo di andare avanti per e tu ancora non li conoscevi? Io sono a bocca aperta, è colpa loro se non li conoscevo. Ti ascolto. Sono veronesi, lavoratori, sono lì. Scusa, è un brewpub o è una micro? No, micro per lei. L'edificio. Mi invitate alla pranzo stesso? No, vabbè, non ti piace. Non fregato. Complimenti. Una persona poi come arriva tutto, perché se un migliaio fa una piga buona è tutto ambiente.